Okay. Nicola, dal primo minuto, in una partita forse in cui la difesa è stata meno impegnata del solito, no? Avete gestito bene, forse a parte la sfuriata del contropiede finale, le attacche del Marcianise. Sì, alla fine abbiamo rischiato di prendere gol, però è stata una partita difficile perché loro sono venuti qua a difendersi. Dovevamo vincerla, però potevamo anche perdere alla fine. Però se una squadra doveva vincere, eravamo noi. È andata così, pensavo, ma domenica a vincere un po' Pomigliano. C'è stato un arbitraggio molto severo, nel senso ogni contrasto veniva fischiato. Quando è conteso, c'era sempre un fallo, non lasciava giocare, al minimo contatto fischiava, però con gli arbitri non si può dire niente, quindi... Molti anticipi vostri. Sì, infatti, soprattutto gli anticipi nostri, mio e di Strumbo, fischiava sempre, al minimo contatto fiscava. Senti, l'aria si è respirata della partita all'interno dello spogliatoio. Eravate più delusi, più arrabbiati, la stessa cosa che abbiamo visto prima in vista. Certo, la delusione c'è, però ripeto, sono 10 partite che non perdiamo, quindi la squadra sta facendo bene. Abbiamo incontrato, ripeto, una squadra che è venuta qui, si è chiusa in area, è difficile. Potevamo sfruttare forse qualche palla, invece di buttare la palla potevamo giocare, però non è facile perché, ripeto, loro tutti in area. Non è facile, però ci prendiamo a sto punto e pensiamo a martedì a ricominciare. Voi che avete calcato il terreno di gioco, perché comunque sta, diciamo, che è il tema principale poi di questa stagione, come lo hai trovato rispetto a un mese e mezzo fa? Rispetto a un mese e mezzo fa meglio, però non era un campo perfetto, diciamo. Però spero che in queste settimane lo mettano a posto perché noi abbiamo bisogno del campo buono. Quindi speriamo in queste settimane che lo mettano a posto. Invece nell'intervallo del mister vi ha dato qualche indicazione, qualcosa da modificare o non avete detto nulla? Sì, il mister non ha, il primo tempo ci ha detto le cose che dovevamo fare, che non abbiamo fatto bene nel primo tempo e niente, questo. Fisicamente, dopo un inizio di stagione un po' difficoltoso, fisicamente adesso hai recuperato al 100%? Sì, diciamo che la condizione adesso, sono 2 settimane che sto bene, ho avuto un problema, diciamo, in passato, mi sono rotto il quinto metatarso, quindi adesso sono 2 settimane che sono al 100%. Per un difensore, giocare in casa contro squadre che si chiudono in difesa e poi partono in ripartenza, diciamo che il compito è più difficile rispetto a quando si sta in trasferta, dove magari c'è la parte, diciamo, la squadra di casa attacca di più, perché quando si guarda così in contropiede uno rischia anche di essere ammonito e fare falli così come qualcuno a centrocampo. Certo, la squadra. Certo, dovevamo stare attenti perché loro ripartivano con i 2 esterni molto veloci, quindi diciamo che in tutta la partita si sono affacciati 2 o 3 volte e potevano dar fastidio, però tolta l'ultima occasione penso che questi qua non si sono mai avvicinati, anzi le occasioni abbiamo avute noi con Malcuore, con Palmisano, ripeto, se doveva vincere una squadra era Leonardo, eravamo noi. Grazie. Va bene? Prego.